Ciao belli, benvenuti da Headways. Vi ricordate il click, mi piace, commentare, condividere, iscriverti. Per me è solamente un click, per me è un grandissimo segno di gratitudine. Continuiamo la nostra avventura su Minecraft. Andiamo, dai. Dove eravamo rimasti? Ah, la nostra casetta brutta. C'è ancora la carne di zombie qua. Oh, è per voi questa, non la mangiate? È vostra, eh? Dobbiamo prendere il legno. Intanto sta tramontando il sole. Sta sorgendo il sole, scusatemi. E quindi c'è ancora del creeper qua che sta nuotando. Facciamo. Ok, fantastico. Pensavo mi scoppiasse in faccia. Fortunatamente no. Quindi prendiamo un po' di alberelli, così almeno continuiamo la costruzione della nostra casa, che è costruita a metà e non si può proprio vedere così, è orribile, è orribile. Tanto c'è uno zombie che sta prendendo fuoco, poveretto. Non ti fa. Ogni volta che sto per ucciderli muoiono con la forza del pensiero, sono onnipotente, porca miseria. Sapete che mi piace un sacco prendere gli alberi, lo sapete, vero? Non mi piace per niente prendere gli alberi, però mi tocca farlo e prenderò una slot. 64 alberi. Non lavorati, comunque ce ne danno un bel po' e quindi va bene, dai. Ma non sono un po' inquietanti questi polipi con la bocca gigante? Inizialmente, la prima volta che giocavo a Minecraft, ero convinto che loro mi danneggiassero. Infatti, quando nuotavo, ve lo giuro, io nuotavo sempre molto distante perché mi c'erano un polipo con la bocca gigante. Poi ho notato che non fanno assolutamente niente, sono inutili, a parte per le sacche che lasciano. Però mi terrorizzavano, ma ve lo giuro, mi terrorizzavano parecchio, tra l'altro. Siamo a 37 alberelli, più o meno alla metà. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. E mi si è rotta. Lascia. Maledetta. Lascia. Ah, tra l'altro mi sa che devo pure coltivare il nuovo grano, vero? Ah, sì, porca miseria, i semini, devo coltivarli. Già che è orribile questa mini farm, è proprio brutta. Già se non la coltivo, figurati. Adesso mi sono rotto e faccio l'ascia di ferro. Ma sì, tanto perfetto. Così, porca miseria, raccolgo subito. Anzi, mi sa che mi conviene a sto punto prenderne due slot. Prenderne due slot. No, forse sono tra. Non lo so. Quante ne prendo? Posso prenderne una slot di questi qua bianchi che si chiamano betulla. Prima o poi me lo ricorderò che sono quelli di betulla. E una slot di quelli di quercia. Così almeno siamo a posto. Anche perché così ci mettiamo davvero pochissimo. Praticamente con due colpi li shot. Cioè, nel senso, mi piglio io. Cos'è? Ho visto una cosa stranissima là, a girarsi. Cos'è? Sono paranoico? Ah no, era una mucca. Ok, pollo, un altro pollo. Ah, pollo, però lo uccido. Però lo uccido perché mi serve la carne. Tra l'altro, visto che hanno pure lasciato un po' di uova. Perfetto. Polletti, mi dispiace, ma ormai vi odio follemente. Quindi. Appena vi vedo mi ammazzo, vi lincio, soprattutto se non fate parte della mia crew. Continuiamo, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ok, precisissimo. Mentre questi qua, prendiamo anche questi una slot. No, sta pure piovendo, mannaggia. Che palle, spero che non si senta forte la pioggia. Se no, bestemmio. Ma una domanda vi faccio, ma a voi diverte vedere la gente che prende gli alberi? Perché a me farlo, cioè prendere gli alberi, mi annoia come se fossi tipo in una messa di quelle delle comunioni che durano 3 quarti d'ora. A voi diverte? Perché forse il fatto che sia tutto tagliato, tutto montato, mi pesa meno. Però a me pesa un botto prenderli. Cioè è un inferno, ti giuro, preferirei mangiare il mio gatto. Aspetta che prendo il gatto. Ciao, sono il gatto di Ninni, mi chiamo Scary. Come state? Adesso Ninni mi mangia perché odio prendere la legna. Vabbè, continuiamo. 38, 39. Tanto c'ho fame. E intanto sta piovendo. Che palle! La cosa buona di quando piove è pescare. Cioè, nel senso, non so se è una cosa vera, una cosa falsa, se è una leggenda o bla bla bla. Però quando piove e si pesca, mi sembra che i bottini. A parte che si pesca molto più facilmente, ma poi mi pare che i bottini sono anche migliori della pesca. Intanto siamo una slot. Quindi possiamo ritornare alla nostra casuccia e continuare la costruzione. Ragazzi, nei commenti, scrivetemi una cosa che mi sono sempre chiesto. Se io lascio il primo tronco, per dirvi, se io rompo tutti i tronchi e lascio solamente questo qui, l'albero li cresce automaticamente o no? Come funziona, lo sapete? Perché me lo sono sempre chiesto e ogni volta che dico adesso tengo l'albero lì per verificare, poi mi sono sempre scordato. Sempre. Quindi se lo sapete, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Arigato. Una slot la mettiamo qua dentro. Anzi, togliamo un po' di roba che non ci serve, tipo sta roba qui. E continuiamo a costruire. Facciamo il tetto. Ah! Che palle! Ok, questa parte l'ho finita. Metterò i vetri.
soprattutto qua in questa zona qui, così vedo il mare e si vedrà pure la nostra casa che farò là. Perfetto. E quindi nel prossimo video faremo questo. Io vi ringrazio molto per la visualizzazione e ci becchiamo al prossimo video. Ciao.